La parola magica, continuità, una sorta di mantra, 7 risultati utili. Il Pescara non vuole fermarsi. Castellammare di Stabia, altra tappa di un percorso finora molto positivo. Un solo indisponibile, Pellacani, per Colombo l'imbarazzo della scelta. Certi, tuttavia, rientri post squalifica di Brosco e Milani. A centrocampo Jabois per Aloy. Davanti, novità sostanziale, Aristidi Colai. L'italo-albanese sarà preferito a De Sogus. Chance importante per l'ex Alessandro, finora titolare in campionato una sola volta a Viterbo lo scorso 18 settembre. 4 panchine nelle ultime 5 gare, appena 27 minuti in campo nel corso della sfida di Potenza. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali, in difesa l'ex Cancellotti insieme con Brosco, Boben e Milani. A centrocampo Jabois, Palmiero e Mora, in attacco come detto Colai, nel tridente completato da Lescano e Cuppone. Noi dobbiamo essere dentro la partita, dal primo minuto, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, perché qualunque tipo di sbavatura la puoi pagare cara, qualunque tipo di possibilità di dargli fiducia alla squadra e all'ambiente potrebbe diventare un connubio che ti potrà mettere in difficoltà. Quindi noi dovremo essere estremamente bravi, come lo siamo stati in altre circostanze. Juve Stabia in difficoltà, un punto nelle ultime 3 partite, peggiore attacco del girone con 8 gol come il Foggia, ma quinta migliore difesa. 9 reti incassate dopo Catanzaro 4, Pescara e Crotone 6, la neopromossa Gelbison 7. Il tecnico Leo Colucci deve rinunciare agli esperti centrali Tonucci, infortunato, e Caldore squalificato. La difesa 3 non ha dato i risultati sperati. Assai verosimile il ritorno alla 4-3-3. Il probabile 11, Barosi tre pali, in difesa Maggioni, Cinaglia, Vimercati, 2002 alla prima da titolare, e l'ex Mignanelli, uno dei punti di forza della Reggiana di Colombo che nel 2015 sfiorò la Serie B. In cabina di regia Luca Berardocco, pescarese doc, cresciuto nel vivaio biancazzurro, 9 presenze in prima squadra. Mezzali, Scacca, Barozzi e Altobelli, davanti Silipo e Pandolfi a supporto di Santos. Vediamo domani con quale sistema, anche in virtù di queste assenze, si possa presentare il nostro avversario. E lì dovremo essere veramente svegli, rapidi e bravi a capire quali sono eventuali punti di forza e chiaramente eventuali punti di debolezza. Almenti il Pescara ha perso le ultime 4 sfide nelle immagini. 19 aprile 2009, Serie C, netta sconfitta per i biancazzurri di Antonello Cucureddu, da poco subentrato a Galderisi, pratica già archiviata dopo 30 minuti, le reti di Capparella sul rigore, Peluso e Gaeta. Nella ripresa accorcia le distanze l'allora 21enne attaccante italo-uruguaiano Federico Lainz con questo bel colpo di testa. Gli ultimi 3 confronti in B, altrettanti KO, 24 settembre 2011. A Castellammare si respira un clima di grande entusiasmo per la promozione centrata 3 mesi prima, a giugno, dall'11 di Piero Braglia, che al vantaggio firmato da Togni su punizione risponde con Thomas Danilevicius. Nella ripresa, emozioni a non finire, sorpasso di Scozzarella, 2-2 di Ciro Immobile su calcio di rigore. Allo scadere decide il penalty cucchiaio di Orazio Erpen, ma l'infrazione di Antonio Bocchetti è palesemente fuori area. Arbitro Velotto di Grosseto, finisce 3-2 per la Juve Stabia. Curiosità nel cuore della difesa biancazzurra, l'allora ventenne Riccardo Brosco. 25 gennaio 2014, suicidio Pescara, punteggio sbloccato grazie a questa clamorosa autorete di Ghiringhelli su cross di Politano. Negli ultimi 6 minuti ribaltone Juve Stabia, 1-1 di Lanzaro in fuorigioco. Al 90esimo invece fallo incomprensibile di Ćosić, entrata scellerata su Di Carmine che dal dischetto batte Belardi, primo successo interno delle Vespe dopo ben 10 tentativi infruttuosi. Con le immagini arriviamo al 29 ottobre 2019, stesso risultato di 5 anni prima. Castrati neutralizza il rigore calciato da Forte, poi avanti il Pescara con Galano ispirato da Busellato, ma la Juve Stabia pareggia con lo stesso Forte e vince con questo gol di Canotto. Un solo blitz del Pescara al Menti, storia di 15 anni fa. Serie C,
23 settembre 2007 finisce 3-1 per l'11 di Franco Lerda, doppietta di Simone Felci, gol di Marco Sansovini alla prima da titolare, la rete dei campani figlia della sfortunata deviazione di Diliso. Ci sarebbe in realtà un altro successo biancazzurro in Coppa Italia, agosto 1999, teatro tuttavia il San Paolo di Napoli per la squalifica del Menti, match winner Maurizio Rossi, magistralmente assistito da Nicola Zanini, portiere della Juve Stabia che militava in C, il giovanissimo debuttante Stefano Sorrentino.